contava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami qui, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno mi diranno. Della disoccupazione, della necessità di creare lavoro. Sono tutte le voci che sono qua. L'abbiamo detto e continueremo a dirlo. Sono la parte migliore del paese, ma vorremmo anche dire che è anche la parte del paese che non si arrende, che non si rassegna. È la parte del paese che sa ogni volta che se non siamo noi a determinare il cambiamento, questo paese non cambierà. Ed è quindi la parte del paese che oggi in piazza, ma che continuerà a tornarci e che si dà un primo appuntamento al 14 novembre con tutti i sindacati europei. Ma soprattutto è la piazza che dice il 14 novembre e ancora dopo che solo con il lavoro c'è il futuro. E che siccome noi al futuro ci crediamo, oggi bisogna cambiare il modo e bisogna fare delle cose per il lavoro, perché forse potrà apparire strano, ma se delle persone non hanno il lavoro non riescono più a sorridere, non riescono più a guardare gli altri, pensano che sia una loro colpa. Ecco, allora noi invece vogliamo un paese che sappia sorridere e riconosca la dignità di ognuno. E per questo eravamo qua oggi, ma per questo ci saremo il 14 novembre, per questo stiamo con gli altri paesi europei, ma soprattutto per questo noi lo diciamo con forza, non ci rassegniamo e questo paese lo cambieremo. Viva la CGIL!